Ragazzi, come apre bocca il cobra, subito succede un patatrac. E io ieri, no, vi ho fatto un video proprio per dirvi, ragazzi, fate lavorare Sartori, fate lavorare Sartori, fate lavorare Sartori! Fatelo lavorare perché Sartori lavora anche quando fa una semplice dichiarazione, no? Perché voi quella dichiarazione la vedete. Alcuni di voi, no? La vedono diretta a loro stessi. No, ragazzi, no. Quando apre bocca Sartori è un messaggio che sta inviando a chi si sente potente, no? Sapete, gli Juventini, no? Si sentono potenti. Adesso c'è questo Massimo Serafini, avete visto, sta cominciando a scrivere, a rispondere ai vostri commenti, no? Sul video di ieri. Ma come? Thiago Motta fino a... All'altro giorno lo amavate, era il migliore, adesso che è venuto alla mia Juve non è più nessuno. No, Massimo Serafini, non è così la cosa. Thiago Motta è un buon allenatore, l'abbiamo sempre detto. Di certo non siamo incoerenti come voi a cambiare parere adesso. Noi abbiamo solo detto che Thiago Motta è un infame, è un indegno, quello abbiamo detto. Cioè, ascoltali bene i video perché non penso che da me avrei mai sentito che è scarso? Io non l'ho mai detto, anzi. È solo una persona indegna, indegna, che quando c'è qualcosa di più conveniente, ma tra parentesi più conveniente, giuro, sarò curioso nei prossimi mesi di vedere dove sta la convenienza. Però quando questi personaggi come te, no? Quindi parliamo di Thiago Motta. Gli arriva quell'offerta che sembra essere più conveniente. Questi danno un calcio nel sedere anche alla propria mamma. Ok, danno un calcio nel sedere anche alla propria mamma. Ora viene alla Juve, ma basterà, caro Massimo Serafini, una squadretta, no? Poco più forte della Juve. E in questo momento trovare una squadretta poco più forte della Juve è facilissimo. Quando a gennaio, a febbraio arriverà una squadretta più forte della Juve che chiederà a Thiago Motta di sedere sulla propria panchina l'anno prossimo. Thiago Motta farà carte false perché Thiago Motta se ne frega della Juve e di te, ok? Levatevi dalla testa che siete una grande squadra. Voi oggi valete il Bologna, avete la stessa. Cioè, quanto vale il Bologna? Vale la Juve, oggi la Juve non vale niente, il Bologna vale più della Juve, ok? Quando dico non vale niente, no? Non prendetela come... Perché molti dicono, scusa, prima hai detto che vale quanto il Bologna, adesso la Juve non vale niente. No, un attimo. Non vale niente in confronto a quello che pensano loro. Perché loro hanno un'idea, gli Juventini, no? Hanno un'idea della Juve che sembra quasi che stiamo parlando del Real Madrid. No, ragazzi, no. La Juve... Devi scendere parecchio, molto, moltissimo devi scendere. State calmi, Juventini, state calmi. Io lo so che state passando un periodaccio, lo so che state più concentrati su quello che accade nei tribunali, no? Negli ultimi anni, che su quello che accade nel campo. Avete vinto, no? In Italia, avete vinto 9 scudetti consecutivi. Certo, non c'era nessuno all'epoca. C'era l'Inter piena di debiti che prendeva Kuzmanovic, c'era... E il Milan che nel passaggio con Bernabeu negli ultimi anni di Berlusconi non ha più investito e giocavate da soli. Ma per carità, nessuno dice niente, avete vinto e ai vincitori va la gloria. Ma adesso state calmi. È bastata che una squadra come l'Inter investisse un poco di più e voi siete fritti. Ciao. È bastato un Bologna che arrivasse Sartori, che mettesse le cose a posto, comprasse i giusti giocatori e voi quest'anno avete fatto una brutta figura all'andata e al ritorno, tolti gli ultimi 10 minuti, voi avete fatto una brutta figura. All'andata avete continuato a rubare perché ricordiamoci sempre, lo dico sempre, il rigore più solare non dato quest'anno, nell'ultimo campionato, no? E il rigore più solare è stato quello non dato al Bologna contro la Juve. Chieri, anche un non vedente avrebbe fischiato rigore, caro Massimo Serafini. Ok, andiamo avanti.
No, mi piace mettere i puntini sulle i perché sennò questi se ne vanno a dormire contenti come se loro fossero i tifosi della squadra più forte del mondo e non capiscono che sono i tifosi della squadra più, come si chiamano, più magheggiatrice del mondo. Ecco. E quindi parlavamo delle dichiarazioni di Sartori, no? Sartori non ha fatto, che poi Sartori non ha detto nessun prezzo, non è che ha detto Calafiori costa 50 milioni. Calafiori ha detto, Sartori ha detto solamente che chiunque voglia Calafiori deve mettersi in macchina o in aereo, arrivare a Bologna, andare negli uffici del Bologna e sedersi di fronte a lui. Lo deve guardare negli occhi, questa persona, deve guardare negli occhi Sartori e dire quello che vuole, quanto vuole spendere, quando li vuole spendere. E Sartori è lì che ascolta. Quando ieri Sartori ha detto queste cose, non so se l'ha detto ieri o l'altro ieri, comunque sono uscite ieri. Molti YouTuber hanno cambiato cioè, i video, no? Il video di ieri con i video di oggi sono molto diversi. Per esempio, io stamattina ascoltavo il video di The Doctor, no? The Doctor, sì, della Juve, che per carità è un ragazzo simpaticissimo, non butta mai odio, parla della Juve, non parla mai male dell'Inter o del Milan. Lui parla della sua Juve, però ieri nel video diceva: ragazzi, prendere Calafiori a 25 milioni è un affare, prendiamolo perché ci garantisce 10 anni di titolarità, è uno forte, messo a fianco a Bremer saremo imbattibili, e continuava a dire. Poi che è successo? Hanno letto le dichiarazioni di Sartori. Allora adesso tutti, e adesso ne parliamo di questa cosa perché non hanno ancora capito. Adesso tutti dicono, compreso il The Doctor stamattina, no? Ho sentito il video stamattina e diceva: sì, vabbè, ma se Calafiori lo prendiamo a 25 milioni è una cosa, se lo prendiamo a 50, se davvero vogliono 50 milioni è un'altra cosa, allora a questo punto è meglio virare su qualcun altro. No, bello mio, nessuno ha detto, Sartori non ha mai detto che Calafiori costa 50 milioni. Su Calafiori, vedrete, si aprirà un'asta. Un'asta e noi ce ne freghiamo che Calafiori abbia già l'accordo con la Juve. Sartori se ne frega, ma noi, io e voi che mi state ascoltando, ce ne freghiamo di cosa pensano Calafiori. Calafiori, Zirze, c'è una clausola, chi vuole va e paga la clausola. Calafiori no, Calafiori ha un contratto e fino a quando è stato pagato andava tutto bene, no? No, Calafiori, Riccardino, non è vero, fino a quando ti pagavano lo stipendio tutto andava bene. Oggi invece lui ha l'accordo. Quale accordo c'hai? Quale accordo c'hai che c'hai un contratto ancora di tanti anni? Quale accordo prendi tu? Senza interpellare la società tu prendi un accordo. Tu devi stare calmo perché chi ti gestisce in questo momento non sei né tu né il tuo procuratore, in questo momento ti gestisce Sartori. Poi ho letto pure che qualcuno diceva: sì, ma non è una cosa buona tenere un giocatore scontento. No, ragazzi, un attimo. Perché poi quando i giocatori cerchi di dargli e loro non vogliono andarsene perché hanno un contratto, allora decidono di rimanere e mettono in difficoltà, no, i dirigenti e i piani che hanno fatto per il futuro. Quando invece un giocatore vuole andare via, basta che il giocatore dice o il procuratore vogliamo andare via e la società deve accontentarlo. Non funziona così, ragazzi. Se dobbiamo dare sempre farci sempre questi ragionamenti, vabbè, ma un giocatore scontento, me ne frego, lui comincia da scontento, poi vedrai che per continuare ad essere quello che è, cioè un oggetto prezioso, perché quelli sono oggetti, i calciatori sono oggetti, ok? Sono oggetti in mano a una società. Quando invece stanno all'ultimo anno di contratto, è la società ad essere un oggetto in mano ai giocatori, ok, ragazzi? Quindi tu falli cominciare la stagione da contento, perché poi se lui vuole rimanere a questi livelli, comunque ci deve mettere l'impegno e deve giocare per il Bologna impegnandosi, altrimenti tutto quello che ha costruito fino ad oggi se ne va a farsi friggere. Quindi ragazzi, non ci facciamo mettere i piedi in testa da giocatori e procuratori, va bene? Perché sennò me ne vado di testa.